Io sono rispettoso delle ragioni del Movimento 5 Stelle, però ecco, è evidente che non si può mortificare poi il Partito Democratico. Sulla giunta di Michele Emiliano è partito il gioco del Cerino. Doveva essere un laboratorio del campo largo. In queste ore di arresti per voto di scambio e corruzione è diventata il principale terreno di scontro tra le forze che lo compongono. Conte accusa chi non ha tenuto fuori Capibastone. Schlein fa filtrare la sua irritazione e tutti e due fanno a gara nel chiedere al governatore una svolta. Qualche giorno fa il segretario del Partito Democratico è stato da noi e ci ha addirittura chiesto di diventare dei metal detector della legalità. È stato l'ultimo arresto ai domiciliari dei fratelli Pisicchio, Enzo, detto Roberto, e Alfonsino, ex assessore regionale all'urbanistica, a offrire a Conte l'occasione per ritirare il Movimento 5 Stelle dalla giunta. Enzo, secondo i magistrati, agiva da faccendiere schermo del fratello assessore che utilizzava la sua influenza politica, le sue relazioni, per una gestione clientelare del suo ruolo. Favori, appalti alle imprese, in cambio di soldi, assunzioni per parenti e sostenitori. Devo dire che sono rimasto a bocca aperta anch'io. Una vicenda che risale ai tempi della prima giunta Emiliano. Alfonsino era rimasto ai margini della nuova amministrazione. Ma era ancora attivo politicamente, scrivono i magistrati, con la sua lista Senso Civico per la Puglia. E a dicembre il governatore lo aveva nominato commissario di un'agenzia regionale, salvo poi in extremis ritirargli l'incarico. In maniera abbastanza sorprendente, poche ore dopo è stato arrestato. La parola d'ordine ora è allontanare in fretta i capibastone, lo chiede Conte, tendendo la mano a Emiliano con un patto per la legalità, e lo chiede Schlein, irritata anche con il partito pugliese. Nelle carte di una delle inchieste che hanno fatto saltare il campo largo c'è persino chi, intercettato al telefono, il ruolo di capobastone lo rivendica. Il dato è uno soltanto, hanno vinto i capibastone, tu, io, gli altri non hanno fatto niente. Sandrino Cataldo era a capo, secondo la procura, di un sistema capillare con cui, in cambio di soldi e favori, assicurava voti ai candidati locali della sua lista su dal centro, e a sua moglie Anita Mauro Di Noia, la regina delle 20.000 preferenze, approdata alle ultime regionali nelle fila del PD e nella giunta Emiliano. Il 4 aprile, quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta con un mandato di perquisizione, si è dimessa. Ieri si è dimesso anche il capogruppo del PD, Filippo Carazzolo, e rinviato a giudizio. Schlein preme perché sia fatto in fretta un repulisti, e si vedrà chi alla fine tra lei e Conte strapperà più forte. Sto cercando di fare in modo che le forze progressiste e il centro-sinistra non si dividano. La fatica è improba.